Proprio ti voglio andare, perché ti voglio fare una domanda ben precisa. Forse quello che succede e che non si riesce ancora a capire bene è che in qualche modo la salsa, dal ballo più che dalla musica, è entrata a far parte della cultura italiana. Capito? E quindi quando oggi trovi nelle serate latine, nelle discoteche latine, quello che trovi veramente sono, è meglio l'espressione di una cultura italiana del ballo che ha incorporato come propria la musica latina. Cioè io ho questa impressione e quindi questa è una visione che in qualche modo non so se tu nel tuo libro la Assolutamente sì, riprendi. assolutamente sì, perché tu hai detto una cosa, una parola chiave, ballo, cioè nel senso noi in Italia abbiamo una grandissima tradizione del ballo. Tu sei stato a Puerto Rico non è che non ci sono tanti locali salseri come ne immaginiamo noi, non ci sono manco le discoteche. Cioè, a Puerto Rico non c'è un locale dove si balla il reggaeton. Io ti ho portato all'Egitto, no? Hai visto che era praticamente distrutto, insomma, l'hanno Certo, messo in vendita. certo. Adesso, questo che era il tempio del reggaeton, adesso l'hanno trasformato in una chiesa evangelica. Perché in realtà la febbre del ballo, noi siamo convinti che ce l'hanno i latinoamericani, ma in realtà la febbre del ballo ce l'hanno gli europei. Cioè, Sono completamente nessun d'accordo. luogo si balla come in Italia o come in Spagna, Assolutamente cioè Puerto d'accordo. Rico non è un'Ibiza caraibica, Ibiza si trova alle Baleari, quindi È siamo noi vero, che è abbiamo vero. mitizzato attraverso il È carnevale e cose, quindi loro in realtà lo sai, ballano, figurati, però ballano magari alla festa patronale, ballano per strada, sul marciapiede, non è che si portano il burro talco da casa, è un altro modo di vivere, quella che prima di tutto è una musica e poi si può anche ballare. Mentre noi, proprio perché abbiamo una grande tradizione del ballo che ci viene tramandata dai nostri nonni, dai nostri genitori, insomma, il ballo è sempre stato una forte componente della nostra socialità. Quindi è chiaro che a un certo punto noi, qualsiasi cosa viene, è stata la salsa, poi è venuta la bachata, poi è venuta la kizomba, domani magari sarà il samba brasiliano, ma noi, proprio perché ci piace ballare, il tango, non ci dimentichiamo il successo che ha avuto il tango, lo stesso flamenco, insomma, la swing, lo swing, io ho tantissimi amici, addirittura da noi, tu lo sai, al Palagavicchi ci sono delle serate dedicate alla country music, cioè, voglio dire, probabilmente vai negli Stati Uniti, non ci sono locali dove si, forse nel Texas, insomma. Quindi per dirti che noi italiani siamo proprio patiti del ballo, quindi ecco perché la salsa l'abbiamo fatta nostra. Il che non è negativo, però chiaramente non possiamo arrivare al paradosso che poi vai in un locale, sono tutti italiani e non c'è un latino. Ci Che insomma, quello, meno male che ci sei tu che sei sono io. cileno, che alzi la media. Senti, comunque, credo che questo che hai detto adesso è proprio quello che fa interessante e originale il tuo libro. Perché penetri racconti una storia che non è stata raccontata, che è stata vissuta da molti di Certo. noi, ma che non è stata mai raccontata, sistematizzata in qualche modo. Allora, raccontaci un po' com'è andata questa prima edizione del Ma libro. intanto l'accoglienza è stata eccezionale, ho già finito la prima tiratura, domani mi consegnano la seconda perché veramente ho tantissime richieste. Intanto approfitto per dire che il libro è disponibile solo online sul mio sito www.enzoconte.it, quindi qualcuno che lo vuole acquistare va sul mio sito e poi insomma segue le istruzioni, poi sono io stesso che lo mando a casa tramite raccomandata e quindi anche un metodo comodo, insomma. Quindi l'accoglienza è stata eccellente anche perché devo dire ci ho fatto insomma una bella preparazione, l'ho preparato e poi soprattutto penso la cosa di cui sono molto contento è che sono riuscito a coinvolgere tante persone perché al momento di scrivere la storia della salsa, in primo momento volevo fare la storia di Roma, perché ho detto la storia di Roma è quella che conosco meglio, avendola in qualche maniera vissuta in prima persona. Però ho detto vabbè, ma la storia di Roma poi alla fine interessa soltanto alle persone che Roma. vivono a Roma. Dice, come fare a fare in modo che invece il poter interessare più persone estendolo a tutta l'Italia. A un certo punto mi è venuta l'illuminazione, c'ho tanti amici, tanti colleghi, tante persone che hanno condiviso con me questo cammino, perché non chiedere aiuto a loro? Quindi a un certo punto ho cominciato a chiedere a tutti questi amici di inviarmi la loro storia. All'inizio, insomma,
la gente era un po' riluttante, sai, la gente ha un po' perso la capacità di scrivere o la voglia. Poi invece, poi alla volta, anche seguendo l'esempio degli altri, poi stimolavo su Facebook certe discussioni, alla fine certo, no, c'è da avere tante di quelle testimonianze che poi, per non fare torto a nessuno, le ho volute comunque inserire nel libro. Insomma, il libro è bello, bello pastoso, sono È vero, è vero. 240 pagine È belle vero, fitte è fitte, vero. però voglio dire, non mi sembrava giusto magari escludere persone che siano impegnate a raccontare la loro storia. Quindi abbiamo musicisti che ci raccontano come è nata la loro passione, DJ, maestri di ballo, salsomani, come li chiamo io, che invece raccontano la storia della loro passione. Quindi è interessante perché alla fine abbiamo un quadro di come appunto la salsa si sia diffusa in tutto lo stivale, che poi alla fine la cosa bella è che ci sono tantissimi punti in comune, perché tutti quanti raccontano appunto la magia dei primi momenti, e poi chiaramente, insomma, via via la massificazione, il boom, e poi insomma quella che in questo momento è un po' un momento di crisi. E anche su questo qui, prima ancora che tu mi fai la domanda, voglio subito rispondere a una obiezione che io stesso, voglio dire, io cerco sempre di guardare le cose da diversi punti di vista. Mi rendo conto che molte persone ci considerano noi della vecchia guardia dei nostalgici, no? Quelli, ah, il passato com'era bello, no? Però ai nostri tempi era tutta un'altra cosa. E loro si sentono un po' risentiti, perché cioè, perché vorresti dire che i nostri tempi sono brutti, cioè che adesso non ci si diverte più? Io mi rendo conto di questo problema. È normale che anche adesso la gente si diverte, è normale che anche adesso ci sono degli appassionati. Io credo che al di là del boom e del mercimonio che si è creato nella salsa, c'è tanta gente che lo fa perché è veramente spinta da una grande passione, non soltanto dal business. Però bisogna anche essere in qualche maniera obiettivi, cioè a un certo punto paragonare quello che succedeva e vedere come adesso ci sono delle aberrazioni che fanno sì che obiettivamente le serate hanno un po' perso quella magia, perché purtroppo il business, come tutte le cose, rovina. Ora adesso, beh, non è che io sono contro il business, perché poi fondamentalmente è normale, c'è tanta gente che ci lavorava, perché adesso purtroppo siamo tutti quanti a spasso. Quindi è anche giusto che ci guadagni, però chiaramente bisogna trovare anche un modo di non rovinare il Va tutto. bene, speriamo che dopo la pandemia ci sia proprio la possibilità di un recuperare, diciamo, quello che è stata la salsa di un momento e riviverla forse nel modo giusto, Ma come io tu proponi. infatti nel mio libro è questo che un po' auspico, cioè che proprio, diciamo, alla fine, proprio questo viaggio ci fa un po' ripensare al percorso fatto e ci fa anche fare un po', ci fa chiedere chi siamo oggi, se siamo cambiati, se abbiamo ancora lo stesso entusiasmo, la stessa passione, se andiamo a ballare perché ci piace oppure soltanto perché magari c'è da guadagnare qualche cosa, insomma, no? Sai che io sono romantico, quindi per me io andrei a ballare tutte le sere. Sai, quando eravamo a Puerto Rico non ci perdevamo un concerto, però chiaramente voglio dire, poi quando c'hai una famiglia in qualche maniera sei costretto a rallentare. Però per fortuna la passione è sempre quella, e quindi io direi che una cosa importante che io scrivo anche nel libro, che poi condensa un po' tutto il discorso che abbiamo fatto oggi, che alla fine del capitolo che ho intitolato La perdita dell'innocenza, dico questa frase qui: bisogna tornare al passato per costruire un futuro migliore. Quindi prendere quello che c'era di buono nel passato e inserirlo nel presente. Chiaramente le cose sono cambiate, bisogna essere un po' sempre, diciamo, al passo dei tempi. Quindi, come dico io, bisogna essere contemporanei ai tempi che si vive, però cercando di mantenere quello che di buono c'è stato nel passato, che era tutto questo spirito di collaborazione, questa grande famiglia allargata a cui in qualche maniera saremo anche costretti a tornare, perché probabilmente quando riprenderemo, si spera al più presto dopo la fine di questo incubo, di questa pandemia, e dovremo unire le nostre forze per cercare quello che facevamo all'inizio, cioè ci collaboravamo affinché il movimento della salsa crescesse. Quindi penso che a questo punto saremo costretti a farlo. Mi pare un auspicio stupendo quello che hai detto con le tue parole adesso.
Finiamo allora Sì. raccontando un po' i tuoi libri Beh, e come sì, stanno allora. andando avanti le Allora, cose in questo velocemente, terreno. questo qui è il primo, Salsa, il tropico dell'anima, l'ho scritto nel 1995. Questo qui invece è del 97, si chiama La Salsa Portoricana, è un metodo storico didattico per l'insegnamento dello stile portoricano. Poi abbiamo Salseando e Bailando, che è dedicato alla storia di tutte le danze, dal danzón fino alla moderna timba. Poi abbiamo questo libro su cui sto lavorando, una nuova edizione che si chiama La salsa sulla rotta Puerto Rico e New York. È interessante perché non parla solo di salsa, ma anche di tutto il folklore portoricano che molti non conoscono, e per questo è un libro che spero di fare una traduzione a breve anche in spagnolo. Poi un altro libro a cui sono molto affezionato, L'arte di insegnare, che è un libro che parte non tanto dai miei successi, ma dai miei errori di insegnante, perché anche Della io tua ne ho fatti, esperienza, eh? tanti, e quindi l'ho scritto proprio con la speranza che altri possano apprendere essenzialmente dai miei errori, e chiaramente ci sono le testimonianze di Credo moltissimi che ci studiosi, vuole proprio e beh questo certo. E poi libro. eccolo qui, insomma, l'ultimo nato, storie della salsa in Italia, e il disegno è di una mia carissima amica, la Molto pittrice bene, pugliese ben Angelica riuscito. Iaconisi, e l'editing, la copertina l'ha fatto addirittura mio nipote dal Brasile, Thales Araujo. E quindi niente, insomma, il libro poi tra l'altro contiene anche una bellissima compilation di 110 brani con i brani che più andavano di moda dei favolosi anni 90, fra cui appunto la mitica Devorame o Traves, con la quale ci salutiamo. Grazie Enzo, Devórame grazie. otra vez, devórame otra vez, ven castígame con tus deseos, más que el vigor lo guardé para ti. Devórame otra vez, devórame otra vez, devórame suavecito y con calma hasta el amanecer.